di colori. È un sabato mattina e tutti i colori escono per andare al mercato. «Buongiorno, signor Blu», dice il signor Arancione. «Buongiorno a lei, signor Arancione. Ha visto che bel cielo azzurro oggi?» «È solo azzurro! Io sono il più bello, perché sono arancione, il colore della vitalità, delle carote, delle arance, delle zucche!» «Ma cosa state dicendo?» interviene il signor Verde. «Io sono il colore più bello! Sono il colore dei prati e delle foglie verdi degli alberi, delle rane!» «Vorreste che fosse vero, ma in realtà io sono il colore più affascinante, perché sono il rosso, il colore delle ciliegie, delle fragole, dei pomodori. Sono io il colore della passione. Tutti i cuoricini che disegnano i bambini sono di questo colore. Sono il colore dell'amore. Anch'io sono disegnato spesso dai bambini, cari signori. Sono il giallo, il colore del sole, del pulmino e delle banane.» I colori si mettono a litigare. «Sono io il più bello! No, no, non è vero, sono io!» E il cielo allora comincia a diventare grigio. Le nuvole spuntano all'orizzonte e boom! I tuoni si fanno sentire e sono molto arrabbiati, perché i colori non devono litigare. Sono gli amici dei bambini, sempre presenti nei loro astucci e disponibili a farli divertire inventando mille disegni. I colori, impauriti da tuoni e dai fulmini, si abbracciano. A questo punto spunta il sole e un meraviglioso arcobaleno nel quale sono presenti tutti i colori. I signori colori hanno capito che tutti sono belli e importanti. L'arcobaleno non sarebbe così stupendo se fosse composto da un unico e solo colore. È bellissimo proprio perché compongono tutti insieme. E ora sanno che la cosa più importante è rispettarsi e volersi bene tutti quanti.